Allora, il peggio è passato, nel senso che dopo questa ondata di, di leggi, di finanziamenti, di strumenti, eccetera, adesso veniamo ad una parte un pochino più operativa. Allora, quello che ci aspetta è questo, cioè una presentazione di uno strumento oramai standardizzato nel mondo della progettazione, che è quello del Project Cycle Management, di cui parleremo. Appunto, al completamento di questa mattinata e poi nel pomeriggio, sulla base di queste informazioni che vi darò, proviamo a fare ad attivare dei veri e propri laboratori tra tutti quanti voi. Questa chiacchierata teorica io la farò sulla base di un documento ufficiale del Formez, che è questo qui che vi faccio vedere e che ovviamente per chi voglia è disponibile, ovviamente. Ok, allora il documento è questo e quindi è un ottimo manuale del Formez, che è una struttura del Dipartimento del Consiglio dei Ministri, dal titolo appunto Project Cycle Management, manuale per la formazione. Quindi le mie slide di fatto saranno riprese pari pari da questo documento. Mamma mia. Ok. Allora, vediamo di partire. Il primo, riuscite a vedere? Insomma. Ok, magari proviamo ad aprire la porta se, no, se avete caso. No, va bene così. Ok. Ok, allora partiamo. Dunque, tutti quanti i progetti hanno un ciclo di progetto. Il ciclo di progetto è il flusso, diciamo, il circuito che fa l'attività progettuale dalla sua idea embrionale alla realizzazione e poi, come vedete, alla valutazione del progetto stesso. Allora, come inciso, io avrei anche potuto portarvi un bando e farvi lavorare direttamente sul bando. Non l'ho voluto fare perché vi vorrei trasmettere diciamo, un approccio standard alla progettazione, che sia un approccio che prescinde dal bando. Poi voi vedrete che di fatto le cose che noi diremo vi aiuteranno notevolmente a rispondere, diciamo, alle domande che trovate appunto sui singoli bandi, però appunto con un approccio che vuole essere più standardizzato, ecco, non rispetto al singolo bando. Allora, il circuito della progettazione di un'idea progettuale, dell'implementazione di un'idea progettuale è quello che vedete, cioè c'è una fase di programmazione che può essere fatta dalle amministrazioni, ma anche da una singola azienda, e segue una fase di identificazione della questione, del progetto attivare. Una fase di formulazione dell'idea progettuale, la richiesta di finanziamento, l'implementazione di questa progettualità e successivamente una valutazione dell'idea progettuale per poi riprendere il ciclo della riprogrammazione. Voi avete visto che anche a livello comunitario avviene così, no? Noi siamo andati avanti per cicli di programmazione, al termine del ciclo di programmazione si tirano le somme, diciamo, di quello che è successo, di quali sono stati gli effetti positivi, quali quelli negativi, e si riparte con una riprogrammazione delle attività. Quindi questa slide cerca di appunto farvi capire questa ciclicità appunto delle dinamiche progettuali. Ad ognuna di di questi momenti di programmazione sono collegati degli strumenti operativi.
E quindi nella fase di programmazione, se è una fase di programmazione che avviene con risorse proprie delle amministrazioni, c'è appunto i documenti programmatici delle amministrazioni comunali, provinciali, regionali e così via, gli atti programmatori. Diversamente, per un beneficiario esterno, il momento della programmazione è quello di fatto della individuazione del bando da cui partire per la mia progettualità. Il secondo momento è quella dell'identificazione, in qualche modo è il momento in cui io cerco di farmi un quadro rispetto a quello che voglio cantierizzare e appunto faccio una sorta di prefattibilità. Questa prefattibilità naturalmente ha dei gradi di approfondimento che possono essere più o meno significativi a seconda di che entità progettuale voglio fare, voglio avviare, qual è l'importanza del mio progetto e o con quanti partner e su quale territorio vuole agire. Comunque, studio di prefattibilità. Una volta che la mia idea supera lo studio di prefattibilità, che molto spesso nella pratica si concretizza semplicemente in un draft, cioè in una bozza di una scheda progetto che io vado materialmente a sottoporre ai partner con cui voglio relazionarmi, no? Quindi mi si accende una lampadina, voglio testare, diciamo, il terreno per avviare una nuova progettualità. E quindi faccio questo draft progettuale che di fatto rappresenta uno studio di prefattibilità. Lo sottopongo ai miei partner e verifico appunto il proseguo della mia progettazione. Arrivo al momento della formulazione. Al momento della formulazione avvio un vero e proprio piano di invece fattibilità. Piano di fattibilità che naturalmente va a sondare la concretezza della mia proposta. Nel piano di fattibilità ci sono degli aspetti che poi noi dopo vedremo nel corso della nostra chiacchierata che sono di fondamentale rilevanza e che sono il gruppo dei proponenti con cui io voglio avviare il progetto, la coerenza del progetto rispetto agli obiettivi che in genere sono fissati nella programmazione, alcune caratteristiche più strettamente di tipo economico, gestionale, cioè la sostenibilità del progetto e poi altri termini che vengono utilizzati, cioè quello della scalabilità e della replicabilità. Cioè un qualunque progetto per avere un grado di significatività e di speranza, insomma, di successo deve avere queste caratteristiche. Quindi partenariato, cofinanziamento, sostenibilità economica del progetto, scalabilità e replicabilità. Per esempio, uno dei limiti di Bollenti Spiriti, forse è proprio quello della sostenibilità economica nel futuro delle iniziative, insomma, questa è una delle limitazioni. Ok. Identificazione, formulazione e finanziamento. Quindi richiesta appunto del finanziamento con gli impegni anche al cofinanziamento avvengono in questo momento, cioè tra lo studio di fattibilità e il momento del finanziamento stesso. Naturalmente, per esempio, per le amministrazioni pubbliche, in questo momento, tra lo studio di fattibilità e la ricerca del finanziamento, la risposta al bando di finanziamento, ci sono degli atti, sono il passaggio in giunta e gli impegni di spesa per definire quelli che sono i cofinanziamenti. Passaggio in giunta perché le amministrazioni è nell'organo di governo che decidono se quel progetto è funzionale appunto alle attività di programmazione e impegno di spesa perché, come sapete, oramai nessuna amministrazione può agire senza che ci sia una copertura, diciamo, del cofinanziamento che l'amministrazione si impegna ad offrire, diciamo, mettere sul piatto del progetto. Quindi momento del finanziamento, momento dell'implementazione del progetto e quindi si passa ad una fase operativa e momento della valutazione dei risultati della nostra attività progettuale. Noi oggi parleremo di questi due strumenti, e cioè del Project Cycle Management, che è il processo, diciamo, di tipo decisionale, no? Il modo con cui si forma la volontà delle parti di avviare un'attività progettuale, e l'altro strumento viene chiamato Logical Framework Approach. In questo
Purtroppo in questo mondo, diciamo, i linguaggi, la terminologia inglese la fa da padrone. In realtà, insomma, il primo è il ciclo di progetto, o meglio il management del ciclo di progetto, il secondo è il quadro logico, l'approccio del quadro logico. Ripeto, il ciclo di progetto serve a dare l'imprinting al progetto, il punto di partenza è la gestione diciamo, organizzativa del progetto, il quadro logico invece ci aiuta a capire la coerenza appunto delle iniziative che noi stiamo andando ad implementare. Va bene, alcune definizioni così standard ve le risparmio. Il punto di partenza è quello della identificazione dell'albero dei problemi. Allora, una qualunque progettualità deve partire dall'evidenziare quali sono i problemi. Qualcuno di voi ne ha sentito parlare già dell'albero dei problemi e l'albero delle soluzioni? Se è vero, forse sì, no? In inglese. A Lecce in inglese. Ok. Albero dei problemi ed albero delle soluzioni. Allora, a che cosa serve questa tecnica? Di fatto, insomma, gli attori principali di un'attività progettuale, nel momento in cui vogliono avviarsi su una progettazione, cercano di trovare diciamo, un'articolazione, un minimo comune multiplo, un'articolazione minima comune multipla comune al gruppo di lavoro. Come avviene questa ricerca del minimo comune multiplo? Avviene attraverso innanzitutto un'analisi dei problemi. L'analisi dei problemi avviene attraverso la costruzione di un vero e proprio albero, che vi faccio vedere, qualcosa di questo tipo. Nel nostro esempio è un albero che è stato costruito, diciamo, per affrontare problemi di mortalità infantile nei paesi del terzo mondo. Noi prendiamo lo schema così come viene proposto e cerchiamo invece di farlo noi su un qualche tema che ci può incuriosire. Allora, partiamo da un qualche problema. Da che cosa? Un problema ovviamente del mondo dei beni culturali. Datemi qualche spunto. Ok, però dobbiamo partire da un problema. Un problema, severo. Ci vuole un problema. No, però adesso non arriviamo al progetto, partiamo dal. Cioè la tecnica prevede. No, parliamo del problema, pensiamo a un problema. Il problema, non ci abbiamo i soldi. Forza, Francesca. Pensiamo Può che sia. essere un Iniziamo da problema. questo. Ok, allora, quindi il primo problema è l'inefficienza delle infrastrutture. Ok, da che cosa dipende? Allora, questo problema per il momento lo poniamo all'apice della nostra. Ok, questo problema da che cosa dipende? Cioè, da che cosa è causato questa inefficienza delle infrastrutture per, abbiamo detto, la valorizzazione? Per valorizzare i polimuseali. Ok, da che cosa dipende secondo voi questo problema delle infrastrutture per valorizzare i polimuseali? Dalla? Dalla mancanza di fondi nei quali, attraverso i quali investire nel miglioramento. Allora, un altro dei problemi è la mancanza di fondi. La mancanza di fondi per investire. Ok, altro? Un'inadeguatezza
un'inadeguata progettazione dei servizi in base alle reali necessità poi del ok. Allora, inadeguata soggetti, pianificazione delle infrastrutture rispetto alle esigenze. Hai detto due cose diverse. Inadeguata pianificazione è una cosa. Pianificazione, sì, era questo che volevo dire, sì. Pianificazione delle infrastrutture in base alle reali esigenze dei territori e quindi in questo caso delle istituzioni culturali anche. Allora, l'inadeguata pianificazione delle infrastrutture, secondo voi, a che livello di problema sta? Cioè, incide direttamente sulla inefficienza delle infrastrutture o sta ad un livello più basso? Che dite? Incide direttamente? Ok. Poi? Non è chiarissimo, perché non c'è, allora noi cosa stiamo prospettando al finanziamento? Qual è il progetto? Per il momento non c'è ancora un progetto, noi dobbiamo cercare di analizzare. Ok, allora facciamo, allora per il momento lasciamo stare in stand-by questa. Allora. No, ma la tecnica è diversa. Allora, veniamo a quello che è l'esempio diciamo, delle nostre slide, del nostro libro. Allora, la tecnica prevede questo ragionamento, e cioè partire da un problema, che il problema è quello che sta all'apice di questo schema, che è l'elevato tasso di mortalità infantile e delle madri. È un problema. Chi ha lavorato su questo progetto ha tirato fuori alcune cause di problemi, cioè che da un lato vedete c'è l'alto tasso di infezione, no, dei bambini e dei neonati, l'alto tasso delle complicazioni acute alla nascita e l'alto tasso di infezione postparto e neonatale. Cioè loro dicono il problema della mortalità dei bambini dipende dalle infezioni, diciamo, in età adulta o comunque quando il bambino è già nato, dalle complicazioni alla nascita e dalle infezioni postparto. Vedete, e sono stati individuati tre sottordini di problemi. Ognuno di questi sottordini di problemi, cioè di problemi di secondo livello, ha a sua volta una serie di altre cause che generano quel problema. E quindi per il primo sottoproblema, cioè quello dell'alto tasso di infezione dei bambini, le cause sono lo scarso tasso nutrizionale e i vaccini. Al di sotto di quel livello c'è la bassa disponibilità di cibi con alte proteine e la pressione commerciale dei sostituti del latte. Ci troviamo con questa gradazione di problemi? Sì. Ognuno è causa dell'altro e quindi, come vedete, l'albero dei problemi è costruito con questa indicazione, no, che va dalle cause verso gli effetti. Okay? Trasposto nel nostro ragionamento, ammesso che il problema principale sia l'inefficienza delle infrastrutture per valorizzare i posti museali, abbiamo la mancanza di fondi per investire, primo problema, però per esempio su questa mancanza di fondi per investire potrebbe incidere una scarsa formazione per esempio degli amministratori, che potrebbe incidere una scarsa mancanza di programmazione, una non perfetta coerenza fra programmazione e bisogni del territorio, potrebbe incidere una scarsa collegamento fra partner, la ferrovia che non dialoga con l'azienda di trasporti, quell'azienda di trasporti che non dialoga con le scuole, non lo so, e così via. No? Vedete, possiamo articolare dei problemi di volta in volta più ad una scala più dettagliata. Ci siamo? Ok.
E quindi problema per problema si tende a costruire questo albero appunto dei problemi con questa condizione. Cioè dovete, poi nelle attività laboratoriali vediamo che sembra facile, in realtà proprio facilissimo, non è se il lavoro è un lavoro condiviso, perché è molto facile che ognuno di noi si metta e con i post-it si costruisce il proprio albero dei problemi. Vi assicuro che lo vedrete, e quando lavorerete insieme magari un problema non è uguale per tutti, oppure delle interconnessioni fra problemi non sono così evidenti, oppure qualcuno dice no, vabbè, ma questo che problema è, non c'entra niente. Ok, va bene? Ok, allora quindi primo obiettivo, che primo step di lavoro che dovete fare è la costruzione di questo albero dei problemi. Il passaggio successivo è cercare di portare in positivo questo albero dei problemi e quindi trasformare ognuno di quei problemi in positivo, in soluzioni. Quindi dall'albero dei problemi avremo un albero delle soluzioni. Allora, questo che vedete è la perfetta replica dell'albero dei problemi che abbiamo visto prima, ripeto, posto in positivo. E quindi se prima avevamo che alla cima del nostro albero dei problemi c'era appunto il problema della mortalità dei bambini come problema, la trasposizione in positivo è una riduzione dei tassi di mortalità dei bambini. Come si fa? Attraverso una riduzione, io seguo la linea di sinistra, attraverso una riduzione dei tassi di infezioni dei bambini, come raggiungiamo questo obiettivo? Vi ho già anticipato delle cose, in realtà è un obiettivo, attraverso appunto un miglioramento dello stato nutrizionale dei bambini oppure un aumento delle vaccinazioni, che quindi appunto portano, come vedete, no? Individuano, come vedremo dopo, una serie di attività che cercano di risolvere i problemi superiori. Ok? Sembra abbastanza semplice, ripeto, poi dopo nella pratica vediamo se e quali difficoltà ci sono. Allora, se prima l'albero dei problemi veniva costruito con una modalità di causa a effetto, in questo caso l'albero è costruito con una dinamica di mezzo a scopo. Cioè io devo fare questa cosa, cioè fare l'allattamento al seno dei bambini, è un'attività, no? Che mi permette, è un mezzo per consentirmi il raggiungimento di un fine man mano superiore. Ok, io sto andando velocemente, però se avete dubbi, curiosità... No. Ok, a questo punto, se questo lavoro è fatto bene, verosimilmente si andranno a creare diversi ambiti di lavoro. Cioè ognuna di queste diramazioni del nostro albero... Scusate, io tolgo la giacca perché inizio ad avere caldo. Allora, ognuna delle diramazioni di questo albero individua una strategia di intervento. E quindi nel nostro esempio, che è un esempio bello, preciso, perfetto, l'ambito di sinistra interventa una strategia di tipo nutrizionale, quello centrale agisce sulle cure sanitarie primarie, di tipo primario, quello a destra agisce sulle cure sanitarie secondarie. Nel nostro esempio, cioè quello dell'infrastrutturazione, sicuramente ci sarà verosimilmente verrà tirata fuori un'area appunto di progettazione, quindi più strettamente progettuale, ci sarà probabilmente un'area di interventi formativi, no? Per la ricerca dei finanziamenti o delle professionalità. Probabilmente ci sarà un'area comunicazionale che interviene nel modo con il quale vengono veicolate le informazioni e così via. Insomma, ci sono delle aree abbastanza standard che in quasi tutti i progetti vengono tirate fuori. Quindi il mio albero delle strategie, diciamo l'albero delle soluzioni, appunto riesce a
attraverso queste diramazioni riesce a farmi vedere quali possono essere le strategie di intervento. Quasi sempre, nella maggior parte dei casi, io non posso agire su tutto, cioè non ho i poteri, non ho i finanziamenti, non ho le energie per poter, non ho appunto i poteri soprattutto per poter agire su tutti quanti gli interventi, e quindi quasi sempre io devo scegliere uno o due o comunque un certo numero di queste aree di intervento. E quindi, in un'ottica di un quadro che sia un quadro articolato, vario, a seconda delle mie attitudini, della mia forza, delle mie disponibilità economiche e così via, mi concentro su un'area. L'aspetto ideale sarebbe, cioè la modalità ideale sarebbe quella che ognuna di queste aree strategiche trovi un interlocutore. E quindi, per esempio, sulla strategia nutrizionale, per esempio cercare il supporto di qualche ONG, per esempio, no? E invece nelle strategie di cura primarie devono intervenire necessariamente le strutture pubbliche e così via. Però insomma l'idea sarebbe che per risolvere un problema che è un problema comune ci si mette insieme ONG, volontariato sociale e strutture pubbliche per appunto risolvere il problema di tutti. Ci siamo? Abbastanza semplice. Ok. Allora, ogni progetto quindi poi ha, una volta che io ho, se ho costruito bene il mio albero dei problemi, quell'albero dei problemi mi farà vedere quattro livelli di intervento, se sono stato bravo. Mi farà vedere almeno tre o quattro livelli di intervento. Io non vi ho detto una cosa, che torno un attimo indietro, sia l'albero dei problemi che l'albero delle soluzioni, delle strategie, cercate di costruirlo per livelli diciamo omogenei, cioè non fate una cosa molto confusa, ma con dei livelli ben strutturati, mettendo i problemi dello stesso appunto livello esattamente sullo stesso livello grafico, proprio dal punto di vista grafico. E questo perché, ripeto, appunto, perché se l'avete costruito bene, questa articolazione porta a individuare al piano inferiore, diciamo a livello inferiore, quelle che sono le attività del mio progetto. E man mano che salgo, l'attività che mi permette, appunto, svolgo delle attività, queste attività mi permettono di raggiungere dei risultati, questi risultati mi permettono di raggiungere un obiettivo specifico, l'obiettivo specifico mi permette di raggiungere un obiettivo generale. Allora, quando nei formulari, chi di voi ha progettato, che c'è la... Ci sono appunto queste famose domande, no? Obiettivo principale, obiettivo generale, obiettivo specifico, risultati ed attività. Lavorando in questo modo viene fuori un lavoro che è fortemente coerente, perché l'ho metabolizzato prima e l'ho strutturato prima per livelli appunto coerenti tra di loro. Okay? Quindi cercate di metterli sullo stesso piano proprio grafico. Messi sullo stesso piano, appunto, individuiamo al punto di sotto le attività, i risultati, gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici. E quindi, vedete, l'allattamento dei bambini è una vera e propria attività che deve essere fatta. Oppure la disponibilità di cibo con alte proteine, no? Prevede un'attività da svolgere. Attività da svolgere che quindi mi riesce a far raggiungere il livello del risultato, il risultato mi porta a conseguire l'obiettivo specifico, l'obiettivo specifico mi permette di raggiungere l'obiettivo generale. Ci siamo? Vedete, può sembrare banale, però non è sempre così. Cioè, quando ci si mette a progettare concretamente, si scrivono i formulari, spesso innanzitutto si ha confusione fra attività, obiettivo e risultato, per esempio. E poi comunque non è tanto chiaro quale possa essere un risultato, quale un obiettivo, quale un'attività, insomma. E quindi questo strumento può in qualche modo riuscire, ripeto, in maniera condivisa a tirar fuori un assetto appunto strutturato. Secondo passaggio, quindi, è quello della costruzione del quadro logico di progetto. Il quadro logico di progetto è uno strumento che mette insieme le cose che vedete lì, e cioè
Da un lato ho l'articolazione delle mie attività che mi portano a dei risultati, che mi portano al raggiungimento di un obiettivo specifico, che mi portano al raggiungimento di un obiettivo generale. Parallelamente devo andare ad individuare quelli che sono degli indicatori rispetto a questa progettazione che io sto ponendo in essere e delle fonti di verifica. E quindi il circuito è un, e poi ancora va bene, delle condizioni, dei fattori esterni. Allora, il circuito è un circuito che va in questo senso. Io devo strutturare quelli che sono i miei prerequisiti per l'avvio della progettualità. Ci sono delle precondizioni che possono essere l'adesione del talente, la ricerca del cofinanziamento, la ricerca delle risorse umane che vogliono svolgere quella certa attività e così via. Quindi delle precondizioni. Naturalmente l'assenza delle precondizioni porta ad un fallimento, diciamo, della proposta progettuale aborigine, non parte proprio la proposta progettuale. Quindi verifica delle precondizioni. La verifica delle precondizioni mi porta al svolgimento delle attività attraverso l'utilizzo di mezzi verificati con degli indicatori e il sostenimento di costi. Verosimilmente questo circuito è un circuito di questo tipo, cioè lo svolgimento delle attività è condizionata, sono condizionate alla presenza di alcune condizioni e quindi la verifica poi di queste e l'effettiva concretizzazione di queste condizioni mi porta al raggiungimento dei risultati che a sua volta avranno dei mezzi, dei costi e quindi poi ancora delle ulteriori condizioni e così via fino al raggiungimento dell'obiettivo finale. Ci siamo? Più o meno? Qual è il dubbio, Anna? Allora, gli indicatori verificati sono indicatori, no, è una sovrapposizione, diciamo, di concetti, bravo, esatto. Cioè, gli indicatori verificabili sono degli indicatori di avanzamento del progetto oppure ci sono indicatori di avanzamento e indicatori di risultati. Le fonti di verifica dovrebbero essere le fonti attraverso le quali io vado a verificare il mio indicatore. Tipo, faccio il bando dei musei, dico che aumento il livello di cultura medio del territorio, potrei, se questo è un indicatore, devo cercare una fonte di verifica di questo indicatore. Fonte di verifica che potrebbe anche essere esterna, quindi andare a vedere per esempio nelle librerie del mio paese se sono stati venduti più libri dopo l'avvio della mia iniziativa culturale. Ho fatto una cosa culturale e oppure ritengo che, ecco la cosa più semplice, che la mia iniziativa culturale abbia provocato un'attrazione turistica per la mia zona, lo metto come indicatore, l'aumento dei turisti. Devo escogitare una fonte di verifica che sia una fonte esterna e possibilmente indipendente per misurare la bontà della mia iniziativa. Poi naturalmente ci sono anche delle fonti di verifica interne, però poi questo man mano lo vediamo. Ci siamo? Avete dubbi? Ok. Allora, differenza fra attività, risultati, obiettivo specifico e obiettivo generale. Allora, partiamo dall'alto. L'obiettivo generale è un obiettivo che non incide, diciamo, direttamente sul progetto. È un effetto che io riesco a dare sul territorio circostante, sugli altri partner. È qualcosa di tipo, diciamo, più sociologico che non strettamente progettuale. L'obiettivo specifico del progetto incide, diciamo, invece direttamente sui beneficiari del progetto stesso. Attività e risultati è abbastanza semplice, cioè attività sono le iniziative concrete, e quindi io svolgo il corso di formazione, insomma, attività concrete. E i risultati sono i servizi che vengono raggiunti attraverso quelle attività.
Ok? Sempre appunto con l'idea che abbiamo visto all'inizio di causa ed effetti e quindi di mezzi a scopo per il raggiungimento dell'obiettivo generale. Va bene? Ok. Ok. Naturalmente appunto abbiamo detto che il nostro progetto può per quanto prevedere un albero articolato, diciamo, delle strategie, non è detto che tutto venga messo all'interno del mio progetto, perché, ripeto, posso non avere le competenze, posso non avere i finanziamenti e così via. Quindi ci sarà una parte che io metto fuori, vedete qui l'hanno distinto in e out, quindi dovrò scegliere nell'ambito della strategia quelle che sono le linee, diciamo, che voglio perseguire e quelle che devo tenere fuori. Oh, naturalmente io non l'ho detto prima, non so se ci sono le slide, ci sono delle ipotesi nell'ambito, diciamo, delle condizioni, delle precondizioni che noi abbiamo visto prima. Ci sono delle, vengono chiamate ipotesi killer, cioè ipotesi al verificarsi delle quali il nostro progetto rischia la morte cerebrale, se così si può dire. E quindi naturalmente dobbiamo fare molta attenzione a questo tipo di ipotesi e escludere le linee di attività che non diciamo che incidono direttamente su queste condizioni. Oh, un altro aspetto importante riguarda l'obiettivo specifico. In tutti quanti i progetti è una regola che i valutatori tengono in particolare conto, è il fatto che l'obiettivo specifico debba essere uno solo. Cioè io nel mio progetto devo riuscire a raggiungere, posso riuscire a raggiungere solamente un obiettivo specifico. Mentre gli obiettivi generali sono, possono essere vari, insomma, e articolati. Allora, gli indicatori. Quindi abbiamo detto che il quadro logico è costruito sulla base delle attività il cui raggiungimento mi fa, la cui esecuzione mi fa raggiungere risultati, il cui raggiungimento mi fa raggiungere gli obiettivi specifici, il cui raggiungimento mi fa raggiungere l'obiettivo generale o gli obiettivi generali. Gli indicatori sono quelli che abbiamo visto prima e quindi ci possono essere indicatori, come dire, interni all'attività progettuale e indicatori esterni. Così come anche le fonti di verifica possono essere fonti interne o fonti esterne. Detto banalmente, la fonte interna è basata appunto su un'attività di reportistica e che tiene conto per esempio degli allievi che stanno seguendo un determinato corso, piuttosto che delle ore erogate e così via. No, sono indicatori costruiti all'interno, è molto più difficile andare a cercare gli indicatori esterni. O meglio le fonti di verifica che mi verificano gli indicatori esterni, chiaramente. Questo ovviamente in termini di micro progettualità, man mano che si sale di scala con l'ausilio dell'Istat e degli altri studi di ricerca, di fatto si è facilitato, diciamo, nella ricerca delle fonti di verifica esterne. Ok, allora questo qui è il... No, scusate. Questo qui è un esempio di quadro logico, cioè dal tipo di attività che noi abbiamo svolto prima, cioè albero dei problemi, albero dei risultati, individuazione della strategia di progetto, definizione degli indicatori, delle fonti di verifica e delle ipotesi di realizzazione del progetto, io riesco a costruire questo che dal nome dovrebbe essere un quadro logico di progetto, cioè con un certo grado di attendibilità mi permette appunto di ricercare quella che è una coerenza interna di progetto. Dottoressa Fazia. No, io dicevo indicatori oggettivamente verificabili, in fondo sono gli strumenti. Cioè le attività
Io svolgo delle attività, no? Per esempio. Mi avvalgo di quegli strumenti che utilizzo anche come indicatori, diciamo. E qui che c'è? Perché lui, per esempio, ha un monitoraggio. Monitorare anche, sì. Se le attività sono state realizzate con criterio minimo, no? Anche come indicatore, quante ambulanze ho. Esattamente, sì. Sì. Cioè l'idea è, io attuo delle attività, con queste attività raggiungo quei risultati che ci avevo detti sopra e quindi raggiungo l'obiettivo specifico e poi ancora l'obiettivo generale. Questa è la logica di intervento. Gli indicatori, è chiaro, sì, allora, forse la questione sta in questi termini. È chiaro che gli indicatori sono strettamente collegati ai risultati. Cioè è dal secondo livello che c'è la coerenza fra indicatore e risultato. A questo livello c'è le attività che vengono svolte con dei mezzi e con dei costi. Cioè gli ecco, in questo senso c'era la sovrapposizione. No, ma infatti. Quindi sono i risultati che vengono misurati, naturalmente. Non è l'attività che viene misurata. Gli indicatori vado a verificare nel monitoraggio. Però intanto il monitoraggio è un'operazione che viene fatta in itinere, cioè nel momento del setting progettuale, cioè dell'impostazione progettuale, tu devi in quel momento scegliere quali sono gli indicatori che vuoi utilizzare. Che poi verranno utilizzati quelli o eventualmente anche altri, perché poi non è detto che restino quelli, magari. Vincenzo, ci siamo? Io utilizzo la curva per avere l'ok del. Dovrebbe forse un esempio più semplice. Io lo volevo fare insieme. Però non è. Appunto, il quadro dovrebbe essere logico. Sostanzialmente, se io dico che con la mia attività didattica voglio arrivare a formare, per esempio, no? È il secondo livello, per raggiungere l'obiettivo specifico dell'inserimento occupazionale di più di personale più qualificato, con un obiettivo specifico di far alzare il livello medio del territorio. L'attività nasce da quell'articolazione che noi abbiamo visto prima. Noi nell'albero abbiamo individuato un problema generale che discende da una serie di problemi a livelli successivi. A un certo punto noi ci fermiamo nella nostra articolazione dell'albero. Quando non riesco ad andare più giù, perché sono arrivato a dire che io ho bisogno di realizzare un programma di ospedalizzazione mobile, ho dei ragazzi che lavorano con Emergency, per questo mi diverto a stimolarli. Quindi al di sotto del quale non ci sono più, insomma è difficile scendere ancora più giù, ecco c'è una base. Quindi appunto le linee di base diventano le attività, voi lo vedrete, poi dopo ci. Servizi per raggiungere gli obiettivi specifici per raggiungere i risultati. In questo quadro coordinato di. Soprattutto di condizioni, cioè io se voglio essere certo che il mio obiettivo specifico venga raggiunto, devo essere molto bravo a ragionare su quali sono le condizioni che mi permettono l'innalzamento del livello. E banalmente, voglio dire, ci sono situazioni, e chi lavora sui progetti lo può dire, che per esempio anche il non aver intercettato l'utenza, tipo per esempio creare un'ipotesi killer, no, del mio progetto. Cioè, magari ho fatto un progetto talmente ambizioso, oppure che non è stato comunicato mai. Infatti, ci sono questi rischi, no? Oppure io mi aspetto un certo numero di beneficiari, in realtà ce ne sono di meno. Domande? No, ma infatti io. Com'è il problema? Ad esempio, potremmo la scarsa formazione degli operatori museali. Per esempio. È già un po' più. Assolutamente. Assolutamente.
No, ma adesso vediamo, magari creiamo dei gruppi dopo nel pomeriggio e vediamo. Ok, ci siamo. No, continuo a non avere del tutto chiaro. Come fanno i costi a essere una fonte di verifica? No, ma infatti... Quando i costi sono come mezzi? No, ma dicevo, nella slide di prima c'è una sovrapposizione fra le due cose. Quindi gli indicatori, diciamo che la colonna degli indicatori si deve fermare a quello al collegamento con i risultati e con gli obiettivi. No, ma infatti è stata una mia... lo stiamo facendo in maniera molto veloce questa chiacchierata, perché il tempo è quello che è, quindi appunto, però perché vi vorrei far subito arrivare, diciamo, alle progettualità, che poi è la parte più divertente. E... no, però questo per dire che appunto è un risultato che deve essere misurato, cioè un'attività, io svolgo l'attività, poi ne misuro il risultato, diciamo che non misuro direttamente l'attività, ecco, questo è il... Poi naturalmente, voglio dire, prendetelo come un canovaccio di lavoro, è chiaro che nella pratica, insomma, viene notevolmente poi modificato, adattato alle realtà concrete. Va bene, ok, ci siamo? Che peraltro noi abbiamo una questione interna in archeologia, dovremmo fare questo tipo di lavoro, no? Per lavorarci su. Va bene, ok. Allora, poi i passaggi successivi sono, appunto, come dicevamo prima, questi aspetti fondamentali che sono quelli del cofinanziamento, della sostenibilità economica, della strutturazione di un partenariato e delle condizioni di scalabilità e di replicabilità dell'iniziativa. E sono tutte quante delle condizioni importanti, fondamentali per il buon fine del progetto. Ah, dunque, giusto come inciso, in termini di costruzione del partenariato, che è uno dei problemi più diffusi, più noti, come si costruisce un partenariato formalmente? Il partenariato può avvenire o semplicemente con un'amministrazione capofila che chiede, diciamo, delle lettere di adesione di altri, degli altri partner, però formalmente, diciamo, il finanziamento viene coordinato e gestito dall'amministrazione capofila, che quindi ha tutte le responsabilità amministrative, organizzative, eccetera, eccetera. Oppure ci sono le altre forme, che sono quelle dell'ATS o dell'ATI, e quindi l'associazione temporanea di scopo o dell'associazione temporanea di imprese, che sono sostanzialmente lo stesso strumento per operatori diversi e che quindi si legano attraverso una forma associazionistica vincolata, diciamo, alla gestione del bando specifico. In una situazione di questo tipo ci sono una serie di profili, diciamo, in termini di di rappresentanza innanzitutto dell'ATS, quindi di chi è l'amministrazione o il partner che si fa da capofila e che si carica, diciamo, quindi degli oneri amministrativi, gestionali, contabili, eccetera, eccetera. Quindi il primo, appunto, questo del capofila, il secondo è quello della dinamica finanziaria. Quindi in un ATS che è equiparata ad un'associazione ci sarà un partner che farà da cassa comune, diciamo, rispetto agli altri partner, e naturalmente che si assume anche la responsabilità di effettuare le subrendicontazioni rispetto ai flussi erogati nei confronti, appunto, dei propri partner. Poi ci sono altri strumenti più complessi, che sono, da un lato, il consorzio, quindi la strutturazione di uno strumento molto più alto e però più duraturo e più strutturato, da un lato, e dall'altro lato c'è una nuova forma, che è quella del contratto di rete, che vale per le imprese, che è un modo leggero, diciamo, di legare aziende, quindi imprenditori, legarle tra di loro, appunto, in un vero e proprio contratto di rete. Normalmente, come vedete, tutti questi strumenti hanno come fondo comune, come strumento giuridico, appunto, un atto che in qualche modo vincoli, diciamo, i partner nell'esecuzione del progetto. Ok, detto questo, quindi
che chiudiamo l'inciso. L'altro passaggio ancora, quindi dicevamo che una volta organizzato il quadro logico del progetto, il passaggio successivo è quello di creare una scheda attività per attività, cioè per ognuna delle attività che io ho identificato nel passaggio precedente, cioè per ognuna di queste, quindi il recupero delle attrezzature per le ambulanze, il programma di ospedalizzazione mobile e così via, creo una scheda di attività. Una scheda di attività che deve essere, diciamo, deve indicare sostanzialmente che cosa? Le risorse, innanzitutto il budget che viene allocato su quella linea di attività o su quell'attività. Quindi il budget, le risorse umane, i mezzi e i cosiddetti milestones, cioè le pietre, diciamo, di verifica della mia attività. Ok, quindi scheda di attività, faccio N schede di attività, per ognuna di queste schede devo individuare, ripeto, budget, risorse umane, mezzi e diciamo obiettivo. Vabbè, noi stiamo parlando di attività progettuale, quindi di fatto un budget previsionale che poi viene sottoposto, diciamo, al valutatore però Nancy, questa è una modalità, diciamo, che potrebbe essere tranquillamente implementata nella vita quotidiana, diciamo, delle aziende, perché è un approccio alla progettazione che parte da dei problemi, si concretizza in risultati da raggiungere attraverso delle attività che vengono organizzate in schede di attività che prevede un budget. Tenete presente che il più delle volte, se io non ho un budget, di fatto non potrò farla quell'attività, noi lo sappiamo a che cosa ci stiamo riferendo su questo tema. Oppure, se non ho le persone, le risorse umane che mi permettano il raggiungimento di quell'attività, che in qualche modo è legata al budget, ma non è detto. Infatti c'è anche una coerenza di competenze rispetto a... E quindi, appunto, sulla coerenza delle competenze torniamo al quadro che abbiamo visto prima. Quindi il quadro logico sulle attività, ma normalmente un subquadro logico che riguarda lo svolgimento delle attività svolte in maniera coerente rispetto a persone, mezzi e risorse umane. L'altro passaggio successivo, e si completa, diciamo, la fase del setting progettuale, è quello di prendere queste attività e di modularle su un diagramma di Gantt, che penso che tutti quanti voi conosciate, e che, diciamo, permette appunto una visione d'insieme rispetto alla conseguenzialità, diciamo, delle attività che sono state previste dal progetto. Dunque, io questo mi fermerei così per il momento. Avete delle domande, dei dubbi, volete vedere qualcosa? Io sono andato in maniera esageratamente veloce, però era l'unico modo per cercare di inquadrarvi lo strumento. Che dite? Avete dei dubbi, delle curiosità? Vediamo dopo, magari. Sarebbe importante un esempio pratico. Lo vogliamo fare? Sì, sì. Però troviamo un problema facile. Sì. Possiamo fare la scarsa formazione degli operatori museali. Potrebbe essere un problema. Formazione. Però già siamo entrati... Oppure... Proviamo a immaginare... Allora, sentite, io la mia idea di lavoro, diciamo, per il pomeriggio era questa, poteva essere questa, diciamo, alcuni flash che vi volevo lanciare. Allora, il primo potrebbe essere, diciamo, un'iniziativa delle dimore. Quindi, se qualcuno di voi ha delle dimore da valorizzare, no? Possiamo immaginare di dire, ok, il mio problema è la dimora tal dei tali, o comunque il... Ce l'abbiamo? Abbiamo una dimora. Ok. Quindi un'idea, poi ne siamo in parecchi e quindi credo che dovremo fare almeno, non meno di 5-6 gruppi, per cui possiamo anche tirare fuori... No. Vabbè, magari anche in altre aule vediamo un po' se abbiamo la disponibilità
dell'università. Quindi allora una idea poteva essere quella di prendere appunto una di queste dimore e provare a vedere che tipo di lavoro condiviso possiamo fare. Oh, e naturalmente cerchiamo di organizzare i gruppi non nel modo con cui voi vi siete seduti, ma di mischiarli un po' per far venire fuori, ecco, dei progetti più condivisi e più allargati. Quindi uno poteva essere questo delle dimore, un altro poteva essere l'idea del bosco didattico, quindi abbiamo il problema diventa un bosco che può essere valorizzato in qualche modo e quindi vediamo in che modo può essere valorizzato. E un'altra idea che insomma credo che possa essere molto interessante potrebbe essere invece quella di costruire per esempio una rete immateriale, cioè un museo immateriale per esempio della nostra provincia. Potrebbe essere un problema, no? Come faccio a creare una rete immateriale? Ci vogliamo lavorare su? Però poi insomma voglio dire, i gruppi saranno, magari possono anche uscire altre idee dai vostri. Problema costruire un museo. Diciamo che può essere, diciamo, poniamolo come problema. Poniamo come problema. Cioè io ho un modo, il mio problema, o meglio, il problema è quello di mettere in rete di fare una rete di beni materiali ed immateriali della nostra provincia. È un problema, cioè non è che è un problema. Il mio problema. Ok. Cioè, no, te lo dico Danilo, per capire bene come funziona. No, allora, noi dobbiamo prendere un problema come spunto di articolazione del nostro progetto, problema che diventerà il nostro obiettivo. Cioè il nostro obiettivo, il problema appunto, portato in positivo rispetto all'albero deve diventare l'obiettivo. Quindi il mio obiettivo in questo caso diventerà la strutturazione della rete materiale ed immateriale della provincia. Lo dico per problematiche di museologia in genere, e c'è tutto uno studio dietro, è quello sullo studio dei visitatori. Per esempio, un problema classico del museo è quello di non riuscire a monitorare il gradimento del visitatore. Questo potrebbe essere un problema, riesco a valutare il gradimento della vista museale. Vogliamo ragionare su questo? Ok. È specifico? O vogliamo fare qualcosa di più generale? No, ma tanto ragazzi, cioè voglio dire, questo sicuramente potrebbe essere il ramo più basso, ecco, di un. Non è indifferente. La dimora, la dottoressa Fazio vuole la dimora. È indifferente. No, però se vogliamo fare un esempio tutti quanti insieme, ragioniamo, prendiamone uno come. Ah, allora, ok, proviamo la dimora. Quindi il mio problema è. Ok, allora iniziamo a mettere questo come il mio problema di partenza. Allora, il mio problema è la valorizzazione di questa dimora storica. Ora, da che cosa può essere causato questa difficoltà nella valorizzazione della mia dimora? L'ambito extraurbano, ed è un problema di per sé l'ambito extraurbano? Può essere un problema se lo immagino, per esempio, sulla mobilità, perché non riesco a raggiungere la dimora. No? Quindi difficilmente raggiungere. Eh sì, accessibilità del. Ok, sono già due cose. Attenzione, però andiamo per ordine, altrimenti ci confondiamo. Allora, il primo dei problemi, insomma, il primo delle cause di questa difficoltà della valorizzazione della mia dimora storica è l'accessibilità, che per adesso mettiamo in questo punto.
L'altro problema era quello di renderlo attrattivo questo posto. Allora, il secondo problema è quello dell'attrattività. L'altro problema è quello del restauro inteso come problema strutturale o come problema di finanziamento. Probabilmente se è quello che pensiamo noi tutti e due, cioè c'è un problema in termini di difficoltà per la ristrutturazione. Diciamo difficoltà, chiamiamole tecniche. E naturalmente c'è una difficoltà nel fundraising, cioè nella ricerca del... Adesso lo iniziamo a buttarli giù, poi dopo vediamo... Se è vero, andiamo, tiriamo fuori gli altri, poi dopo cerchiamo di... Sì. Ok. Può essere. Ma non c'è bisogno. Allora, la sensibilità da parte di chi detiene quella cosa. Però non ok. Noi lo diciamo, però cerchiamo di generalizzare il perché altrimenti interveniamo su tu. E dunque, sensibilità. Ma l'attrattività si collega a un problema di comunicazione. Considerate che questo vale anche per i beni privati, anzi a maggior ragione per i beni privati, c'è un patrimonio privato straordinario, bellissimo, che è lasciato lì così. Spesso anche in termini appunto di sensibilità del proprietario. Allora, lì dunque c'erano, abbiamo detto, le difficoltà finanziarie, no? Il problema del reperimento fondi. Ok, qualcuno aveva parlato di comunicazione? Sì, mi chiedevo se si potesse legare all'attrattività oppure se sono comunque due cose distinte e separate. Allora, ragioniamo, in termini di causa-effetto. Noi abbiamo detto prima che l'albero dei problemi viene costruito in termini di causa ed effetto. Lo vediamo? Vediamo un problema, un nesso di causa ed effetto fra la scarsa comunicazione rispetto all'attrattività? Forse sì. Per quanto se noi avessimo comunicazione, cioè poiché il posto in uno stato embrionale non è ancora attrattivo, di fatto se comunicassimo benissimo non raggiungeremmo l'obiettivo il risultato dell'attrattività. Noi stiamo facendo il primo albero. Sì, quello dei problemi. Quindi il bene è abbandonato perché in fondo non c'è poca sensibilità, cioè soprattutto quindi la poca sensibilità andrebbe alla base. E non ci sta risultando. Allora andiamo per ordine. Allora, diciamo che quindi la comunicazione è stata messa in termini di causa ed effetto rispetto all'attrattività. Allora, ok, se è così, come funziona? Ok, allora se ci siamo, cioè iniziamo a costruirlo questo nostro albero dei problemi, stiamo dicendo che l'albero, diciamo, viene... può essere così, cioè il problema della valorizzazione
lo dobbiamo fare dal problema generale, problema cause sotto ed effetti sopra. Mancanza di soldi e mancanza di sensibilità politica. Ok. Stiamo ragionando su come costruire quest'albero. Cercando, Noi dobbiamo arrivare nella parte inferiore ad arrivare a trovare le attività che dobbiamo fare. Quindi le attività per il reperimento di fondi, quale può essere? Quello che si dà mandato per esempio ad uno dei dipendenti per fare il monitoraggio delle linee di finanziamento, per esempio, oppure dall'altro lato per esempio fare un monitoraggio delle disponibilità di privati a cofinanziare l'iniziativa, no? È un, se togliamo questo senza farci confondere sul reperimento di fondi, quindi avremo monitoraggio finanziamenti, allora vedete, sul reperimento di fondi potrebbe essere questo. Quindi praticamente la soluzione. Quindi io svolgo, cioè, come dovrebbe essere che costruito, io svolgo il monitoraggio dei finanziamenti. Attivo per esempio un collega che si occupi per esempio della ricerca di fondi con le fondazioni bancarie, per esempio. Quindi ricerca fondi. Questo monitoraggio di finanziamento della ricerca fondi mi porta al reperimento appunto dei fondi, che mi porta alla soluzione del problema. Le difficoltà. Sì. Vabbè, qui abbiamo detto le difficoltà tecniche della ristrutturazione. Le difficoltà tecniche riguardo alla ristrutturazione prevederanno delle sub-attività che sono, appunto, potrebbero essere la predisposizione di indagini geognostiche per vedere la solidità del terreno, analisi su carotaggi, analisi di prefattibilità, no? E così via. Quindi io svolgo queste individuazione delle competenze professionali rispetto alla progettazione tecnica, svolgo queste attività che sono quelle di attività di carotaggio, di sondaggi statici e così via, che mi porteranno a individuare un risultato che sarà appunto l'effettiva modalità di appunto ristrutturazione dell'immobile, e che quindi mi porteranno a risolvere il problema della ristrutturazione tecnica, che mi porterà a risolvere il problema della valorizzazione della dimora storica. Cioè, strutturato l'albero dei problemi. Cause sotto ed effetti sopra. Io strutturo l'albero dei problemi e lo ribalto in positivo. Una volta che appunto il mio problema è il monitoraggio dei finanziamenti, lo ribalto in positivo. Qual è la soluzione del monitoraggio? Cioè, rispetto a un problema di monitoraggio dei finanziamenti, la soluzione qual è? È quella di individuare la risorsa umana che mi faccia da mi svolga concretamente il monitoraggio dei finanziamenti, che mi porta al reperimento di fondi, che mi porta alla valorizzazione della dimora storica. Il monitoraggio finanziamenti, no, perché mi servono dei soldi per realizzare quest'opera di ristrutturazione. Sì. Dal monitoraggio io posso, il passo superiore, no? Partecipare a un bando, per esempio. Monitoraggio, partecipazione a un bando, oppure trovare uno sponsor. Sì, esatto. E poi salgo fino al reperimento fondi, no? Così funziona. Sì. Okay. Sì. E appunto, ripeto, la parte di sotto, una volta individuato, la parte di sotto diventerà. Questa è infatti adesso noi stiamo parlando alternativamente tra non è la parte progettuale, cioè nel senso è la parte che viene prima della progettazione. È la parte che viene prima, cioè, della perché qua abbiamo ancora siamo riusciti a cercare il bando che ci che finanzierà il nostro progetto. Poi io devo strutturare il progetto. No, non è una cosa a parte, perché però deve essere coerente. La metodologia mi deve servire a strutturare il progetto. Ma infatti questo serve a strutturare il progetto. Cioè,
Io parto dall'albero dei problemi, analizzo un problema, lo articolo per gradi appunto successivi e comunque sempre man mano più approfonditi. E questo è l'albero dei problemi. Lo trasformo in positivo. Nella trasformazione in positivo, quelli che erano problemi mi vengono rappresentati come attività, risultati, obiettivi, eccetera. E di là, col percorso che abbiamo visto prima, arrivo alla costruzione del quadro logico di progetto con l'individuazione. Però mi sembra che quello che abbiamo scritto rappresenta più la fase pre-progettuale. La fase pre-progettuale è perfettamente inserita nel... Sì, sì, sicuramente, però poi io devo andare a strutturare il progetto. Sì, cioè, certo, nel senso, perché chiedo quei fondi? Perché devo ristrutturare la dimora? Perché... E tutte le attività che devo però, andare a svolgere. Diciamo, voi fate un errore nel partire dalla ricerca del finanziamento come punto di partenza. In realtà il problema non è la ricerca del finanziamento, è il problema della valorizzazione del bene pubblico. Allora, se il problema è la valorizzazione del bene pubblico, questo problema si può articolare in un appunto albero di problemi che, come stavamo dicendo, incide su delle difficoltà tecniche di ristrutturazione che a loro volta avranno delle attività da svolgere affinché vengano superate. Un problema di tipo finanziario che a sua volta avrà delle attività da svolgere perché venga risolto. Un problema di sensibilizzazione dell'amministrazione proprietaria, ma anche forse per esempio dei vicini, anche forse di altri enti che incidono su quel bene, che avrà una serie di attività da svolgere. E così via. Ci sarà un problema, come dicevamo prima, di attrattività del bene, che è un problema superiore, che avrà a sua volta delle articolazioni, delle subarticolazioni che mi porterà a risolvere il problema dell'attrattività. C'è un problema di accessibilità, perché il bene che abbiamo lanciato come proposta progettuale sta in un posto di campagna non servito dai beni pubblici, e quindi ci saranno delle attività, per esempio la navetta, per esempio quindi, delle linee specifiche, ma per esempio anche creare la fermata dell'autobus, che lì non c'è, o creare dei parcheggi che non ci sono. Penso che la cosa che dice lui, cioè, se noi individuiamo quattro rami di problemi, individueremo quattro strategie diverse, giusto? Quindi può essere che una strategia possa essere col bando, l'altra possa essere una semplice azione, non lo so, di lobby, un'azione di altro, oppure un'azione che si può fare con le risorse già interne, eccetera. Però questo strumento ti permette di avere appunto l'assetto del progetto. Cioè, se costruito bene, una volta che l'hai fatto, capito? Tu arrivi ad avere delle attività che sono coerenti. Certo, è chiaro. Ma non è un compito semplice, voglio dire, come vedete, richiede riflessione, condivisione, perché io posso dire che il finanziamento sta ad un livello alto, per esempio. Qualcun altro mi potrà dire, per esempio, ma guarda che quel bene è, cioè le difficoltà tecniche sono talmente grandi che tu pure, anche se recuperi tutti i soldi di questo mondo, comunque quel progetto non può essere raggiunto. Può essere. Oppure ci sono delle, per esempio, in termini di sensibilità delle amministrazioni proprietarie, magari c'è l'interesse di un vicino confinante che alza gli scudi e che blocca tutto con, per esempio, cavilli giuridici. No? E appunto, e torniamo a quelle che sono le condizioni, le precondizioni di partenza del progetto e le condizioni man mano che... Quindi significa che, appunto, se poi noi vogliamo risolvere il problema della ristrutturazione, del problema tecnico rispetto alla ristrutturazione, ci saranno delle condizioni che dovranno essere raggiunte. Quello del reperimento di fondi, ci sono delle condizioni. Quello della sensibilità, delle altre condizioni, dell'accessibilità, delle condizioni, e così via. E quindi da questo modello può venire fuori, appunto, un quadro logico di progetto. Complicato, cioè, come vedete sembrava una banalità, però è complicato sia da un punto di vista proprio formale, e poi vedrete che è complicato anche da un punto di vista di condivisione delle visioni, insomma, rispetto al...
Perché cambia il punto di vista? Perché è difficile scegliere a quale livello iniziare a lavorare. Noi prima abbiamo detto, Severo ha avanzato una cosa che è molto carina, questa di come fare il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, che voglio dire, potrebbe anche rientrare in un albero di questo tipo, no? Però sta ad un livello molto più tecnico, molto più profondo rispetto a questo macro problema che abbiamo individuato. E quindi anche il livello, anche il livello di profondità a cui scendere. Puoi rimettere un attimo quella slide di esempio di prima? Quella di, quello dei problemi o quello dei. Allora, questi sono i problemi. Questi sono i problemi. Ripeto, che seguono questa articolazione? Quindi causa, effetto. Sì, esatto, è l'albero dei problemi. Poi dopo, una volta che io ho completato l'albero dei problemi e credo che più sotto di questo livello non si riesca ad andare, prendo questo albero dei problemi, lo devo praticamente ribaltare e porre in positivo cercando di trasformare tutti i miei problemi in soluzioni. Quindi se abbiamo capito bene, questo significa anche che individuati diversi rami e quindi diverse strategie, non necessariamente un progetto debba coprirle tutte, può e deve finalizzarsi su un ramo. È chiaro, ovviamente. Ed è chiaro anche che diciamo, l'ideale sarebbe trovare tanti partner e o tante iniziative tale da completare il mio quadro generale. Qui ad esempio pensare di intervenire con un bando, cioè un progetto da presentare, che so, in un ambito, che sia un bando o altro, che copra un ramo, però sarebbe anche opportuno far sì che per migliorare questo ramo, questo obiettivo, vedete, si stimolino altri partner. Allora, noi avremo questa cosa, che a un certo punto riusciremo a perimetrare un'iniziativa, cioè la nostra iniziativa verrà perimetrata su un'area di intervento che è quella strutturale, che segue appunto una certa articolazione e che verosimilmente troverà diciamo, soluzioni in finanziamenti che sono, come abbiamo visto all'inizio, completamente diversi da quelli per esempio legati alle risorse umane e all'amministrazione, alla sensibilizzazione, alle attività di compartecipazione pubblico-privato e di animazione territoriale. E appunto con aree di intervento specifiche, quindi avremo un'area di intervento strutturale, un'area di intervento manageriale, gestionale, avremo un'area di intervento legata all'animazione territoriale, avremo un'area di intervento legata alla comunicazione, avremo un'area di intervento legata alla logistica rispetto all'accessibilità, avremo un'area di intervento legata all'attrattività e quindi al marketing del bene culturale. Sono appunto, diverse aree di intervento che possono meno essere gestite in maniera congiunta anche sulla base poi del bando di finanziamento, cioè di che cosa mi permette il bando di finanziamento. E quindi verosimilmente, se io parlo solo della ristrutturazione, verosimilmente dovrò andare a ricercare bandi che mi permettono la ristrutturazione. Per esempio il nostro bando museo era soprattutto per finalità di ristrutturazione delle strutture museali. Poi naturalmente, come voi probabilmente già avete immaginato e avete in mente dalla vostra esperienza, comunque ci sarà bisogno di un piano di marketing del bene culturale, ci sarà bisogno di un piano all'interno del piano di marketing di un piano di comunicazione, di valorizzazione, di formazione degli operatori, se già non lo fanno altre linee, e così via. Ok? Domande? Dubbi? No, niente. Okay. No, allora una cosa sola mi chiedevo, siccome questo ovviamente ci abbiamo detto, per forza di cose individuate diverse aree poi dovranno essere divise, sì, nell'ambito di più gruppi di lavoro e quindi, o più soggetti che si occuperanno nello specifico di un'area piuttosto che dell'altra. O più iniziative progettuali. O più iniziative.
Il fatto che, ad esempio, si riesca ad isolare un ambito, un ramo, una strategia e lavorare su quello, se contemporaneamente invece gli altri rami rimangono morti, cioè se non si trovano altri soggetti che lavorano sul resto, tutto questo non rischia di inficiare l'obiettivo? Allora, abbiamo parlato delle condizioni esterne. Quindi, parallelamente all'articolazione per attività, risultati e obiettivi, devi ragionare con l'articolazione delle condizioni che mi permettono il superamento degli step successivi per arrivare all'obiettivo. Perché pensando un po' all'esempio che facevi tu, no? Cioè, per esempio, quello il bando musei che si occupa soprattutto della ristrutturazione. Non corro ad esempio il rischio di aver realizzato e ristrutturato al meglio, aver realizzato il museo più bello, ma poi non avendo lavorato sugli altri rami ce l'ho vuoto, non ho le risorse per tenerlo aperto. Ma il problema, uno dei problemi principali delle linee di finanziamento è che sono molto settoriali e che non fanno vedere la questione in un'ottica complessiva. Cioè, noi siamo pieni di questi esempi di musei, ad esempio splendidi. Io penso a quello di Rignano, no? C'era un museo bellissimo, nuovo, intatto, chiuso, cioè, perché non hanno... Assolutamente, è così. Ma questo vale a tutti... Le politiche, a livello più alto, cioè probabilmente non arriva a noi, cioè a chi poi si concentra sul singolo bando, però almeno in teoria... Lo sforzo è uno sforzo sistemico. Voi avete visto prima, no? Abbiamo parlato di Capitanata 2020, dei fondi dell'FSL. Legge il FESR, si rende conto che esiste un obiettivo, diciamo, generale che si articola in obiettivi specifici. Quindi, sostanzialmente, nella logica del POR, l'azione sui musei è un'azione quella specifica, certo, che rientra in una linea di intervento, che rientra in una misura, in un obiettivo. Esattamente. Quindi, diciamo, è una piccola parte. Ed è questa parte, la ragione per cui io ho fatto vedere tutte quelle locali, cose prima, certo, perché dalla conoscenza dello scenario della vastità dei finanziamenti tu riesci a candidare quel segmento della proposta progettuale, per esempio sulla formazione, quell'altro segmento sulla ricerca scientifica, quell'altro segmento sulla logistica e così via. Perché, per esempio, il piano dei parchi, ammesso che, immaginando una valorizzazione di quella struttura, i parcheggi, per esempio, no, dovranno trovare, è chiaro che non troveranno soluzione in un bando per i beni culturali tout court, dovranno trovare una soluzione in un bando FESR sulla costruzione di parcheggi e dei parcheggi di servizio, diciamo, per... E così via. Cioè, se voglio ragionare sulla valorizzazione con le nuove tecnologie di quel bene, probabilmente devo andare a interessare, diciamo, un bando o comunque una linea di finanziamento che è più orientata all'innovazione tecnologica e alla ricerca scientifica e non semplicemente, diciamo, alla fruizione e alla valorizzazione del bene di cui stiamo parlando. È complesso, chiaramente è complesso, perché ed è molto più complesso di un semplice progetto aziendale, dove tutto è più un po' più strutturato, è più semplice, più omogeneo. E qui per la natura di quello che stiamo parlando, per la vastità dei partner, le complessità degli argomenti, per questo si parla di progettazione integrati. Sono come dei discorsi integrati, che sarebbero fatti a livelli, cioè dovrebbero essere fatti a livelli più alti, piuttosto che lavoriamo partendo da un ramo, da un terzo livello, esatto, praticamente. Sì. Ponendoci però, sì, o avendo però ponendoti con lo stesso obiettivo, con la stessa testa del programmatore pubblico, diciamo, nel raggiungimento, il raggiungimento del tuo mini obiettivo è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo che noi abbiamo trovato nei documenti di programmazione. Ci fermiamo? Ok. Allora, direi che facciamo un'ora di pausa e poi ci rivediamo qua intorno alle 14:30. Va bene. Ok. Va bene, allora, la nostra attività laboratoriale consiste in questo. Ci dividiamo per il momento in due gruppi, aspettando che arrivino anche gli altri, e lavoriamo appunto sulle cose che abbiamo visto nella prima parte della mattinata. Cioè, cerchiamo di individuare un problema, un'idea
progettuale, diciamo, e facciamo il lavoro che abbiamo fatto insieme stamattina, cioè costruiamo prima l'albero dei problemi, lo trasformiamo in albero degli obiettivi e cerchiamo di individuare le attività, i risultati del nostro progetto, l'obiettivo specifico e l'obiettivo generale, e vediamo, poi vediamo quanto tempo ci mettiamo a fare questa cosa e in che modo possiamo procedere eventualmente. E, che dite, facciamo dei gruppi misti? Può essere più anche più simpatico, ci mischiamo così non lavoriamo tutti quanti insieme. Quindi dividetevi in due gruppi da 5. Il canovaccio che possiamo seguire potrebbe essere o quello delle dimore, della valorizzazione di una dimora sulla base di quell'invito che abbiamo visto prima, la prima idea. La seconda idea potrebbe essere quella del bosco didattico, per esempio, se vi piace potrebbe anche essere quello un'altra linea, cioè se avete in mente un bosco vediamo di immaginare un progetto che tende a valorizzare il bosco didattico, o addirittura un lavoro ancora un pochino più ambizioso potrebbe essere quello della strutturazione di una rete di beni culturali, rete materiale e immateriale di beni culturali, che è un argomento che è stato trattato, se non sbaglio, la volta scorsa nel ciclo di seminari che state seguendo a cura del responsabile dei musei senesi, del circuito dei musei senesi, che ci ha fatto vedere questo progetto bellissimo di appunto messa in rete sia dei beni culturali ma soprattutto delle sagre, delle feste popolari, dei prodotti caratteristici del territorio, quindi la culinaria, l'enogastronomia, una cosa molto semplice fatta in maniera molto efficiente, molto attraente. Quindi ecco, queste sono le tracce che vi posso dare. Diversamente potete anche comunque provare a pensare a delle cose vostre e a impostare un'altra progettualità, ecco, sulla base delle riflessioni che potete fare all'interno del gruppo. Allora io vi do il materiale. Quindi
Quindi il bene che abbiamo individuato è una dimora storica che si trova in ambito extraurbano a Margherita di Savoia, e quindi la sua valorizzazione, il suo utilizzo come centro visite per la zona umida e per l'area stessa che è di valenza storica e archeologica. E quindi diciamo, è stato progettato un centro visite. Però diciamo che tutto ciò dipende da un assunto fondamentale, che è l'autorizzazione dell'amministrazione comunale a fare questa cosa. Ok, però un attimino, che posso abbassare un attimo l'audio? Ok. Allora, dunque, su questa cosa loro giustamente hanno lavorato prima come immaginando questa questione dell'autorizzazione comunale come un obiettivo da raggiungere. Nel corso del proseguo dei lavori abbiamo definito invece più propriamente come una precondizione, cioè quello che è un obiettivo da raggiungere di fatto viene posto, diciamo, a base dell'attività progettuale, costituendo appunto una precondizione per l'avvio, diciamo, della progettualità. E quindi le precondizioni appunto sono state individuate come l'autorizzazione dell'amministrazione comunale ad operare, ad agire sul villaggio Salinieri, e il reperimento di fondi per recuperare naturalmente i finanziamenti appunto per il progetto stesso. Ok. Quindi insomma abbiamo innanzitutto la promozione e il marketing dell'area. Devo dire direttamente. Dunque, no, facciamo prima i problemi. Che hanno identificato sono questi, sì, individuati in questo primo, diciamo, livello, no? Mm-hmm.
Quindi i problemi sono l'accessibilità legata al fatto che si trova in un ambito extraurbano, la promozione, il marketing, la logistica delle risorse umane e la fruibilità. Di conseguenza anche la cartellonistica, che è assolutamente inesistente nell'area. Ok, questo è un primo livello, no? Di problemi, sì, che avete individuato, che sono causati dal livello più basso, appunto in una dinamica di causa ed effetto. Cioè loro dicono giustamente che i problemi di ristrutturazione dell'immobile, per esempio, provocano una scarsa fruibilità del bene, che quindi non consente la valorizzazione del bene stesso. Oppure l'assenza di un centro visite non permette la fruibilità e quindi la non valorizzazione. L'assenza di sistemi di sorveglianza, di sicurezza non consente la fruibilità e quindi, e così via. No, vedete, dal basso verso l'alto, con una dinamica, appunto, come... Lo abbiamo visto prima per l'albero dei problemi, con una dinamica appunto di cause ed effetti. Il lavoro successivo è stato quello di ribaltare, no? Di diciamo che ognuno di questi problemi ha trovato, diciamo, una visione positiva di... Sì, la sua soluzione, quindi abbiamo la visione positiva di tutti quanti i problemi. Quindi abbiamo per la promozione e il marketing la creazione di un brand e quindi l'offerta turistica, un pacchetto turistico da offrire ai tour operator, diciamo al settore turistico. La comunicazione con la creazione di un sito web, materiale cartaceo e digitale, ricostruzioni 3D anche delle aree archeologiche che sono nell'area, il ponte, o gli antichi mestieri, le antiche abitazioni. Poi l'accessibilità è stata risolta con diciamo, il ripristino della pista ciclabile, che è presente, però attualmente, diciamo, già c'è in uno stato un po' di abbandono, abbastanza divelta, lo steccato e anche, diciamo, la pavimentazione. Il pulmino ecologico, che è un'ottima soluzione, e si potrebbe richiedere anche una sosta del bus che si reca a Manfredonia, Zapponeta. Invece la logistica, le risorse umane, non ci sono grandi problemi perché abbiamo un po' tutte le figure e quindi si tratta solo di organizzare il personale, eventualmente di fare dei corsi di aggiornamento e della didattica alle scuole, di utilizzare le risorse umane per didattica alle scuole. Poi la ristrutturazione, che insomma anche qui diciamo la struttura non è messa male, basterebbe diciamo ripristinare le funzionalità come l'acqua, quindi bagni e quindi gli arredi e i materiali di supporto, eventualmente, cioè computer, tutto quello che serve per le attività, diciamo, del centro visite, anche binocoli, eventualmente per fare il bird watching, o biciclette, quindi tutti questi materiali che possono servire per la vera e propria attività. Poi per il centro visite bisogna dotarlo di un bookshop, un centro ristoro che sembra indispensabile in quanto l'area appunto si trova a 10 chilometri da Margherita e altrettanti da Zapponeta, forse 6 da Zapponeta. Poi sempre per via dell'ambito extraurbano indispensabile la vigilanza, ma anche questa, diciamo, trova una soluzione facile, perché in quella zona la vigilanza passa, perché diciamo non è completamente staccato dall'ambito extraurbano, ma lungo il litorale sono presenti delle villette che vengono abitualmente sorvegliate da un istituto di vigilanza locale. Quindi anche con la videosorveglianza, perché no, delle telecamere possono essere utili. Invece per l'energia elettrica si è pensato di installare dei pannelli solari, quindi per la sostenibilità abbiamo un'ottima risoluzione, insomma, anche per la sostenibilità, oppure stringere un protocollo d'intesa con Antisale, quindi la Salina, che potrebbe fornire l'energia elettrica con pagando. Fermo restando l'infrastrutturazione però della rete, naturalmente. Sì, ovviamente l'infrastrutturazione. Okay. E quindi si sono individuate queste 5 aree di intervento, che sono l'area della promozione, l'area della logistica, quindi l'accessibilità della logistica, quello della formazione, della fruibilità
o della fruizione e dell'infrastrutturazione complementare. Ok, che dite? Servito? Ci sono spunti, riflessioni che vogliamo fare su questo? Anna? Una volta che avete individuato le soluzioni e quindi mutato in positivo quello che manca, individuando quello che dovrebbe esserci, il problema che noi ci siamo posti subito è stato che tutto quello che ci serviva aveva un costo e quindi... Allora hanno lavorato in maniera di... hanno immaginato appunto il reperimento dei fondi come precondizione... quindi voi avete già immaginato... Una precondizione e quindi di... Perché quando sento parlare addirittura di pannelli solari ho detto caspita, cioè non è un progettino questo, cioè... quindi stavate lavorando sulla, diciamo, precondizione di avere dei fondi. Sì, perché in realtà loro si erano posto come obiettivo di fatto, insomma, e le abbiamo posizionati vicini e non uno conseguenziale all'altro, proprio perché possono era separata. Anche perché in questo modo ci si è potuti concentrare sulla bontà dell'idea, non sull'aspetto venale. Certo, è chiaro. C'è un assetto, abbiamo insomma. No? Un attimo le zone, quindi. Comunque, diciamo, il punto fondamentale è questo, perché l'amministrazione può dirci no, noi abbiamo intenzione di farci un'altra cosa e quindi non va bene. È anche un tantino elastico nei confronti dell'amministrazione, perché ovviamente il progetto c'è, poi l'amministrazione per darti le autorizzazioni dovrà comunque rientrare, quindi avere anche l'elasticità intermediata. E comunque dovrei stilarlo il progetto per convincere della bontà della cosa l'amministrazione comunale, in cui dirai che sicuramente è un progetto che può funzionare perché hai previsto tot visitatori, insomma hai fatto anche una previsione di questa cosa che si può fare, perché già devi considerare che questa è su una strada trafficatissima che va verso il Gargano. Quindi dita, forse vale la pena descrivere il tipo di bene di cui stiamo parlando. Ripeto, questa è una dimora utilizzata dai salinieri a fine 800, diciamo nell'800, cioè proprio loro ci abitavano, ci avevano tutti gli attrezzi, ma soprattutto la collocazione è importante, perché diciamo poi alla fine non è antichissima, però di fronte abbiamo una chiesetta che è molto antica, una taverna del 1600 e soprattutto una torre di avvistamento medievale, con diciamo, sulla parte retrostante che va nel mare la presenza di un molo che dovrebbe essere appartenere insomma ai resti del porto di Salapia, quindi non è poco. E ancora nell'area sommersa si dice, i documenti parlano della nascita di San Ruggero, quindi voglio dire, abbiamo veramente tutto, dagli antichi mestieri cioè la religione, l'archeologia, c'è tutto. Addirittura si era pensato un ecomuseo, ma quello è un altro progetto, siamo ancora più ambizioso però. Bene, bello. Ok. Un sacco di idee, va bene, grazie. E vogliamo vedere l'altro anche? Francesca? Vabbè, giusto per capire perché si sono fermati. Sì. Allora, tenete presente che per loro è stato molto più facile, perché avevano in mente un bene, solo uno, no? Voi invece avete lavorato su delle interconnessioni, per cui è oggettivamente più difficile. A quale bando vogliono? Perché no? Vediamo se... Si chiedeva, ma quindi volete partecipare al bando delle dimore storiche con questa idea? Vi piacerebbe? Potreste pensare, ecco, che da questo
Ma quella è solo una manifestazione di interesse. Non perché no? Possiamo anche pensarlo come un prodotto di questo laboratorio, se siete d'accordo. Potrebbe essere un'idea, magari coinvolgiamo. Sarà proprio difficile, a meno che il dirigente responsabile dell'opera in qualche modo non vi faccia la manifestazione di interesse rimandando poi, tanto è una manifestazione, sì, è proprio una domanda. Non è chiaro, poi andatevela a vedere, diciamo selezionano solamente così dei beni da inserire potenzialmente in questa rete, quindi poi sarà tutto di là da costruire il. Ma ripeto, non è neanche, è proprio una manifestazione di interesse per dire ok, io ho questo bene che è in disuso, non è utilizzato, mi piacerebbe inserirlo in una rete e poi sarebbe bellissimo. Si potrebbe anche utilizzare questo laboratorio, ripeto, come spunto, o masseria a giardino per esempio potrebbe essere. Sì, come stimolo, come. Perché no? Sicuramente anche insomma noi, l'università potrebbe essere, la potrebbe supportare come idea. Va bene, ok, allora, gruppo rete immateriale. Francesca, dai. Sei stata nominata. Togliamo questo, lo volete conservare come ricordo? Ok, allora. Allora, vi anticipo che i biglietti gialli sono pochi, non perché non abbiamo individuato le soluzioni, ma perché eravamo pigri a riscriverli, quindi siamo andati per semplificare anche questo aspetto materiale. Il problema iniziale di partenza era quello di costituire una rete museale che mettesse insieme quindi poli e beni culturali, sia materiali che immateriali. E di qui poi, sullo stesso piano, i problemi che abbiamo individuato sono rispettivamente la frammentarietà dei musei, siti, parchi archeologici e quindi l'incomunicabilità tra i vari enti che li gestiscono, la mancanza di un coordinamento, di una regia centrale che quindi coordini e realmente diciamo, renda possibile il discorso di comunicazione tra i vari poli, la mancanza di una logica di impresa per cui non si capisce che una rete del genere potrebbe portare ovviamente ricchezza da un punto di vista imprenditoriale e scorci di là. Un'altra delle cause che avevamo individuato era il disinteresse del pubblico inteso come utenti. Perché cosa fosse la rete? Cioè, ci siamo detti spesso di rete non si capisce la ricchezza perché sono gli stessi utenti che non sanno bene cosa è, cosa potrebbe significare e che vantaggi potrebbero trarne. E ci sono poi altre problematiche che sono quelle dei trasporti, quindi dell'interconnessione e la raggiungibilità tra i vari poli, una serie di servizi da quelli più bassi, tipo l'accessibilità, bagni pubblici o insomma altri servizi di base che spesso non sono presenti in tutti i poli, quindi infrastrutture che permettano di raggiungerli e connetterli tra di loro, è un problema di ricettività. Ovviamente noi abbiamo poi lavorato, cioè non abbiamo sviluppato tutto, quindi abbiamo lavorato principalmente su due che sono quelle che insomma sono state le strategie
di intervento su cui ci siamo soffermati. Allora, della, diciamo, a sua volta la frammentarietà dei musei l'abbiamo vista come un effetto di che cosa? Del fatto che manchi una mappatura, quindi una mappa che riunisca tutti quei poli museali, siti archeologici, parchi naturalistici, eccetera. Allora, qui forse, scusa Francesca, faccio un inciso. C'è stato un piccolo equivoco, perché loro in un primo momento hanno immaginato che il risultato fosse la mappatura. Poi dalla lettura invece delle attività da fare non si riscontrava appunto la mappatura vera e propria, cioè l'attività di mappatura, quindi la creazione, l'individuazione dei siti, la creazione di un database di questi siti. No? E quindi abbiamo fatto uno spostamento concettuale e quindi il risultato è diventato la creazione della mappa, che è frutto dell'attività di mappatura del territorio. Sì. E quindi appunto il quadro ci è servito a ragionare su questo aspetto, cioè la mappatura che di fatto è un risultato che però è frutto di un'attività, quindi un'attività di mapping del territorio. Esatto, come causa di quello che poi è l'effetto, cioè della mancanza di un coordinamento centrale, abbiamo individuato quello che probabilmente è riconducibile a un vuoto dal punto di vista normativo e legislativo, quindi un problema di governance, nella mancanza di logica d'impresa abbiamo individuato come causa, una delle cause principali, quella che manca o comunque è scarsa l'attenzione al fatto che il bene immateriale rientra nei beni culturali e che a sua volta, quindi a loro volta i beni culturali siano una risorsa anche da un punto di vista economico. Quindi ci siamo concentrati principalmente poi a cascata ovviamente su due assi, due rami che abbiamo individuato come due strategie di impresa. Da una parte quella riconducibile a questi primi due rami, quindi degli investimenti che andrebbero fatti nella governance e nella formazione, e dall'altra invece un'operazione di marketing territoriale. Quindi per quanto riguarda questo primo ramo, l'attività, il gradino più basso che abbiamo individuato, era quello di operare sulla formazione degli operatori, sia museali, ma anche formazione di quelli che potrebbero poi essere gli attori dal punto di vista normativo. E quindi l'attività concreta attraverso cui realizzare la formazione sarebbe quale? Ovviamente oltre alla più banale delle attività formative, anche la realizzazione di un database, un sito web, che sono tutti strumenti utili per arrivare alla mappatura, che sarebbe l'attività. Il risultato in questo caso quindi sarebbe la mappa, e l'obiettivo specifico sarebbe che attraverso questa la realizzazione della mappa si supererebbe quindi quello scoglio di frammentarietà e verrebbero riunite i vari poli. Quindi obiettivo specifico non è una condizione sufficiente, serve per capire la mappa potenziale, no? La rete potenziale, però di fatto per superare la frammentarietà occorrerebbe forse un lavoro. Infatti poi c'era una serie di frecce che ci hanno un attimo confuso, proprio perché in realtà trovavamo interconnessioni avevamo un po' lo stesso problema che avevate voi, no? Cioè di capire in realtà dove collocare una cosa che aveva benissimamente interconnessioni sia con una problematica e quindi con una strategia, ma che rientrava anche nell'altra. Rispetto all'albero delle soluzioni, diciamo, dovete leggere in termini di mezzi a scopo, cioè se secondo voi la mappatura è un mezzo per arrivare a questo scopo? Cioè la mappa è un mezzo per superare la frammentarietà? Sì, è un mezzo, ma non è sufficiente per, e quindi probabilmente per esempio il coordinamento e la regia centrale poteva essere messo allo stesso livello di questo risultato, perché la frammentarietà probabilmente si raggiunge attraverso la mappa delle opportunità, diciamo, la mappa dei siti e delle opportunità e un migliore coordinamento e l'attivazione di strumenti di coordinamento, no, di regia, come avete detto voi, che tutte e due mi consentono il superamento della frammentarietà dei musei e quindi la costituzione della rete immateriale. Quindi probabilmente andava più poteva essere questo il
Okay. Vedete, funziona un po' di più, cioè se io raggiungo questo risultato e questo risultato, supero la frammentazione, la frammentarietà dei musei. Ok, vai Francesca. E poi allo stesso, diciamo, ragionando sempre quindi mezzo a scopo, abbiamo individuato che appunto per quanto riguarda quest'altro ambito strategico, l'attività doveva essere quella di creare un piano di pubblicizzazione attuabile attraverso diverse forme di comunicazione. Il risultato in questo caso sarebbe stato cosa? Quello di aiutare a percepire il bene immateriale come bene culturale utilizzabile come risorsa dal punto di vista imprenditoriale, che sarebbe stato a sua volta, diciamo, l'obiettivo specifico, quindi la creazione di logica di impresa riguardo questi temi e questo tipo di bene culturale. La stessa cosa ovviamente la collegavamo al discorso del disinteresse dell'utenza, quindi anche questo sarebbe un obiettivo specifico utile poi per arrivare a costruire l'obiettivo generale, che era la costruzione del sistema di rete museale, diciamo, che tenesse insieme beni materiali e immateriali. Okay. Non abbiamo sviluppato poi tutto caso, perché diciamo, poi ci siamo state due questioni, esatto, no? Ci siamo un po' arenati. Argomentazione, sono stati l'essenzialità dei trasporti nella creazione della rete e il reperimento dei fondi, nel senso che sui trasporti la riflessione è stata se o meno è una condizione essenziale per la costruzione della rete, quindi bisogna chiedersi lo è o non lo è e dobbiamo dare una risposta. Se non lo è, perché utilizziamo dei trasporti alternativi, perché ci lavoriamo un'idea di trasporto privato e quindi raggiungere questi posti con gli automezzi propri, oppure non lo è perché immaginiamo dei trasporti alternativi rispetto a quelli tradizionali e quindi piste ciclabili, trekking, altri sistemi di trasporto che non sono il pullman o insomma i sistemi tradizionali, quindi punto interrogativo. Chiaramente se fosse un problema, dicevamo prima, potrebbe essere questa una di quelle condizioni killer, cioè se io ritengo che per strutturare una rete materiale in questo caso sia indispensabile appunto una rete di trasporti funzionale alla rete e questo non è raggiungibile, naturalmente è una condizione di forte pregiudizio per... Diversamente potrei invece scendere ad una scala più bassa, per esempio. E quindi immaginare una rete immateriale, non che abbia una... Abbiamo pensato che quella che poteva essere lo scoglio. Una rete immateriale con una piccola ristretta base territoriale dove magari i trasporti possono essere più facilmente gestibili. Perché nessuno vieta di fare un museo immateriale in una città o piuttosto che in un piccolo agglomerato di paesini tra di loro vicini. Immaginiamo per esempio, perfetto, Barletta, Margherita, Trinitapoli, forse il trasporto diventa una... un problema relativo. Stessa cosa vale per la ricettività, strettamente funzionale alla bontà del progetto, cioè la ricettività è elemento essenziale? Sì, no. Dipende, cioè io potrei anche immaginare una rete museale. Quale? Che cosa? Però se io non ho la ricettività, mi devo chiedere, il progetto regge lo stesso? Bisognerebbe pensarci. E quindi, per esempio, potrebbe reggere lo stesso se io scelgo un'utenza che non è un'utenza che viene da fuori e che viene a dormire da noi, ma un'utenza, diciamo, residenziale, del turismo domenicale, di quello giornaliero o di quello scolastico, per esempio, no? E quindi comunque funziona. Posto che la fruizione poi immateriale è qualcosa che potrebbe anche avvenire a distanza e quindi di per sé il trasporto potrebbe anche non essere un elemento vitale per la sopravvivenza del progetto. Allora è molto più difficile. È molto più difficile perché forse era meglio concentrarsi o solo su quella immateriale o solo su quella materiale. Voi volete osare. Cose difficili e quindi... Sì, sì. Così come anche un'altra delle riflessioni era quello del reperimento di fondi, cioè
I fondi sono vitali, diciamo, alla strutturazione del progetto, oppure si può ragionare nella costruzione di una rete a prescindere, diciamo, da grandi finanziamenti? Nel caso di quello immateriale non credo che ci siano costi infatti, altissimi. Forse non ci sono grandissimi investimenti, sicuramente. Infatti, sì. Che se ci sono i soldi è meglio. Se riduci la scala, riduci. Per superare quel passaggio killer che doveva essere quello dei trasporti e che rischiava di far cadere tutto il concetto di rete, abbiamo detto in realtà, abbassando un po' la scala di questa territorialità, si in un certo qual modo, diciamo, si ovvia al fatto che i trasporti possano essere la condizione sine qua non, per cui se non ci sono cade tutto il discorso della rete. Quindi, e dicevamo, intercettiamo un'altra tendenza, in quel caso non si tratta più di persone esterne che bloccate dalla mancanza di infrastrutture, trasporti non si usufruirebbero, quindi non farebbero parte della rete, ma differenziare quindi un'utenza che sia più strettamente locale, che si possa muovere anche da sola e che, diciamo, riesca, per cui è vero che la rete, diciamo, verrebbe dal punto di vista territoriale più circoscritta, però sarebbe più funzionale e svincolata dal discorso del dipendere completamente con le radio, una mediazione che abbiamo trovato all'ultimo. La rete immateriale, poi i costi sono più sul 3D per fare delle ricostruzioni, no? Metterle sul sito web, sito sulla ricognizione. Quindi poi ogni museo potrebbe decidere di fare un intervento da mettere nella rete, quindi può essere l'intervento di ogni singolo museo, no? Infatti quello dovrebbe essere, cioè che ogni museo si ritaglia un micro budget, no, da destinare alla messa in rete. Però il coordinamento, la regia generale ci deve per forza, cioè, ci vuole certamente. Però davvero interessante questa cosa. È bello, bello. Ogni singolo museo. Un ordine mentale manageriale, perché se lo si imposta in quella maniera può darsi che invece riesca, cioè ricrearsi. Per esempio la Civitella di Chieti organizza le feste la sera, i ragazzi possono usufruire degli spazi del museo a pagamento, quindi si può creare anche un introito che poi uno può utilizzare per qualche cosa. Quindi una mente imprenditoriale gestita certo. In questa maniera potrebbe dare singolarmente per ogni museo un certo tipo di frutti, messi insieme si potrebbe creare e ovviare per una parte a quel... Certo. Cioè dobbiamo andare fuori dall'Italia praticamente a prendere le idee. No, dobbiamo impegnarci per fare delle cose. Invece una considerazione che volevo fare sul nostro progetto è stata proprio cioè voler fare bene culturale e materiale, voler unire bene culturale, materiale e immateriale. Ma perché? Perché il bene culturale e immateriale, che molte persone non sanno neanche che cos'è, però già se si considera un dato molto oggettivo, la persona con una appartenendo a un substrato sociale non preparato culturalmente, per andare a vedere una sagra si muove, per andare a vedere comunque un evento di un paese, una festa di un paese si muove. Nel momento però per andare a vedere una mostra di un museo noi dobbiamo parlare di comparti territoriali che hanno Bravissimo. Più che altro musei civici e non nazionali, quindi nel museo nazionale ci sono anche dell'iter di mostra e altre possibilità. È il bene immateriale che deve essere quel trampolino per far arrivare al bene materiale. Quindi non torniamo indietro all'Ottocento e rimaniamo con l'idea bene materiale e bene immateriale, ma deve essere questa nuova cultura che comunque c'è, questi spostamenti, che non solo per me è radical chic come molta gente che va nel museo, ma è più un substrato più basso, è a quel substrato che bisogna puntare oltre che alle persone più preparate. Finché si crea una rete che vale per tutti, cioè se tu ti trovi in un bel posto dove si mangia bene, ma non è una questione di mangiare, ti diverti e fai amicizia, voglio dire, cioè nel senso anche l'idea, se riusciremo mai a crearla noi qui la rete museale, è proprio
di puntare a questo, di puntare al fatto che il cittadino di Capitanata non ha, cioè molta gente che vive a Foggia non c'è mai entrato nel museo civico e forse non ci entrerà mai, però se a Foggia si crea qualcosa, un evento e tipo anche a 10 metri dal museo civico ci si entra nel museo civico, assolutamente, certo. Quindi bisogna creare questo sodalizio che deve portare a quello, quindi basta pensare beni culturali materiali, cerchiamo di formare un interesse quindi del pubblico verso il bene, far capire, vedete che la sagra è un bene culturale perché non lo dice nessuno, o comunque altre piccole tradizioni che ci sono, da quello possiamo arrivare, perché se aspettiamo solo i fondi, qualcosa che spunti dal cielo, onestamente non faremo mai niente. Peraltro, quindi, grandi istituzioni tipo l'UNESCO stanno ragionando in quest'ottica, cioè ma sono, questo sono è il futuro, i beni immateriali dell'umanità. Cose, ma questo no, è il futuro. Io sono convinta anche di un'altra cosa da archeologa, popolari. che ci saranno molti bellissimo. Più fondi per i beni culturali immateriali negli anni che non per i musei, certamente. Perché sì, da un punto di vista anche di bacini d'utenza, di possibilità di innovazione e di crescita, nel momento in cui di circuito economico, nel momento in cui, per questo diciamo, manca la logica di impresa, visto che in tutto il resto del mondo stanno capendo che con il bene culturale si fa impresa, quindi si può creare, si può incrementare l'economia di un paese, nel momento in cui arriverà anche a noi, non so come, non so neanche quando, però nel momento in cui arriverà bisogna far sì che le persone che sono state formate nell'ambito universitario, comunque coloro che hanno a che fare con l'istruzione o comunque con la popolazione, portino questo esempio. Basta pensare di fare la gitarella del sabato e della domenica nei vari paesi di Capitanata. Sottolineiamo, guarda, quello è un bene culturale e immateriale. Dobbiamo essere prima noi a parlare, si a dare molto voce. Di turismo esperienziale. Sì. È esattamente questo. Cioè, sì. È il, cioè questo è il pacchetto vivere. Da creare. E questo è il pacchetto. E questa è la sfida, la vera sfida che. Per questo avete. Io oggi dicevo a loro, sembra blasfema certe volte, ma per me la mia idea di bene culturale, ma ce l'avevo anche quando ho iniziato questo percorso, era si può fare impresa. Che alcuni lo vedevano come, perché certe volte unire il bene culturale al guadagno sembra quasi uno sporcare il bene culturale. Non si è ancora capito che è forse l'unico modo per tutelare e valorizzare è proprio quello, è fare impresa. Perché mettendo a sistema il bene culturale, sì, con il territorio, per questo con la rete museale, per questo prima dicevo gastronomia. I trasporti, cioè se dobbiamo creare una rete museale per Foggia, io non vorrei dire niente, però onestamente non creiamo niente. Nel momento in cui almeno si parla di piccole realtà territoriali, si può iniziare a creare qualcosa, perché anche un turismo, il turismo culturale va molto di moda. Certo. Andare di moda non è che sia una cosa positiva, però man mano che si fa, diciamo, si crea una filosofia, un linguaggio, un qualcosa, anche un modo di vivere, quello dovremmo pensare a creare un modo di vivere. Sì. Perché anche che forse è anche più semplice di quello che possiamo immaginare. Ma per me è semplicissimo, cioè io sono convintissima che molte persone, se avessero la possibilità, anche non in modo consapevole, di poter usufruire di entrambi i beni, man mano diventerebbe una consapevolezza. Certo. E spesso il problema è la consapevolezza, al momento in cui poni, no, andiamo a vedere il museo più un'altra cosa, il museo è ancora, diciamo, pieno della sua polvere agli occhi di molta gente, e l'altra cosa è più attraente, però uniti, molto certo. Spesso uno dice non faccio nessuna delle due cose. Quindi dovrebbe essere il bene culturale immateriale a fare da traino e a portarsi tutto il resto. Per questo sottolineiamo la questione disinteresse pubblico, ma soprattutto la non conoscenza del bene culturale immateriale. Questo fa sì anche che quasi tutti gli antropologi in Italia non lavorano, o in Europa archeologia e antropologia sono quasi la stessa cosa, nel senso che si studiano entrambe le cose, così come noi non siamo abituati quanto, a studiare materie economiche. Nei piccoli invece è molto sentita, se tu vai nei paesini piccoli l'identità rispetto alle proprie tradizioni, alle sì, ma infatti nei piccoli paesi ci sono bellissimi musei di tradizioni popolari. Sì, infatti. Sì, o comunque fanno molte più iniziative, sì, cioè molto più forte l'identità territoriale che quindi porta a però quello deve far sì. Di... Se è vero, non sei d'accordo su questo? No, è così, è vero. I commenti. Questo però alla fine la piccola tradizione popolare non porterà mai il turismo, è per questo la rete, è tutto insieme, brava, che si crea qualcosa. Esatto. Perché poi ci sono delle bellissime tradizioni, dei bellissimi eventi, ma l'evento dura un giorno. Certo. Bisogna costruire qualcosa che ti porti tutta la settimana a vivere quel bene per essere, diciamo, certo. per essere molto ottimisti, però bisogna legarsi all'evento ma anche sapersi slegare, portare le persone ma radicarle, per questo dicevo i trasporti, bisogna creare una rete di trasporti che forse ti possa portare a muoverti nella stessa giornata in più centri, ma in uno di quei centri tu ci devi fermare e ci devi rimanere il giorno dopo.
perché se dobbiamo creare questa cosa della sagra del mese, che tipo d'estate più o meno tutti girano in tutte le regioni d'Italia, girano i vari comuni, perché si sa che ci sono varie sagre, noi non dobbiamo vivere di quello, noi dobbiamo vivere, dobbiamo creare delle radici che devono essere mobili, sì, ma devono essere delle radici, e da lì si crea tutta l'identità, tante cose che portano alla formazione. Quello che dicevo è un circolo, ma il circolo per funzionare deve avere tutti i segmenti al posto giusto, se no diventa un'altra forma geometrica. È un'altra cosa ancora. Detto questo, grazie. Va bene, grazie. Ok, allora io direi che ci possiamo fermarci così, no? Avete... Invito tutti a prendere in considerazione che adesso potrebbe anche essere che sta scadendo, però ognuno di voi considerate che, come io e Severo e qualcun altro abbiamo colto l'occasione di questo laboratorio dal basso, il bando è lì, è aperto a tutti, si vince perché è buona l'idea e non per altre motivazioni, quindi diciamo come gruppo, anche a partire da questo, ecco, a partire da questo, se mettendosi insieme ci può essere un gruppo di le proposte possono essere presentate anche come gruppi informali, allora chiaramente come noi l'abbiamo fatto e abbiamo dato l'opportunità a voi, ben venga se qualcun altro partendo da questo fa un percorso un po' più approfondito, magari abbiamo individuato in questo percorso fatto insieme degli argomenti che diciamo in questo quadro generale possono essere trattati con più dettaglio, perché no, anche specificamente sulla progettazione, un gruppo informale. Si riparte, si va avanti e noi a quel punto verremo volentieri a seguire gli incontri, basta essere un gruppo informale, credo di 10 persone sotto i 35 anni e presentare una proposta. E poi a partire, diciamo, ce lo siamo detti più volte, poi insomma il nostro obiettivo era anche questo, un po' conoscerci, un po' vedere chi c'è, chi continua, chi continua a esserci, diciamo, per portare avanti alcuni di questi discorsi anche insieme, o anche perché magari abbiamo oggi dato un'occhiata a dei bandi, a possibilità, o anche semplicemente forse la cosa che ci ha insegnato di più oggi Danilo, che a noi dice anche da un bel po' di tempo, è che dovremmo credere nelle nostre idee e provare a scriverle, a ragionarci su, a fare un albero dei problemi, indipendentemente da un bando. Se ci crediamo poi arriva la forma giusta. Spesso si arriva anche là, c'è uno delle idee, non le ho sfruttate. È troppo tardi quando esce il bando. Perché poi